fanno anche il catsurf. Tu fai la cameriera qui e... No, io faccio la costinera. Ah, la costinera. Che costinera. Sarebbe? In cucina. Ah, lavori in cucina? Di dove sei? Di Imperia, Liguria. E sei scappata anche tu dal nord Italia? Sono andata via una volta, sono venuta qua, sono ritornata in Italia e sono rivenuta qua. Da quanto tempo è che sei qua adesso? 2 settimane. Ci torni in Italia o no? Credo di no. Ti trovi bene? Benissimo. Quindi sei una neo arrivata? Sì, sono una ritornata. Qui siamo sul lungomare, qui di Coraleio. Allora, tu sei scappato da dove? Dalle mie parti? Dalla Valsassina. Di dove sei? Marnio. Quindi scappano anche dalla Lombardia. La tua ragazza abita vicino a me, di Galbiate. Sì. Una brianzola come te. No, beh, noi siamo brianzoli sul lago. Come mai sei scappato dall'Italia? Motivi di salute. Motivi di salute? Di mia moglie. Ah, per il clima? Sì. Come ti trovi qua? Trovo da Dio. Si lavora tanto, come in Italia, ma quantomeno stiamo bene. L'isola dell'eterna primavera, siamo in inverno, ci sono gli alberi. Da quanto tempo è tu stai alle Canarie, qui a Forteventura? 17 anni. Tu non torneresti più in Italia? Manco dentro la bara, dico bene. Cioè proprio... No, non esiste al mondo. Tu di dove sei? Io ero di Roma. Ci torni ogni tanto? Sì, ogni tanto sì. Vedo lo schifo che c'è sta, veramente lo schifo. Grazie il pesce. Dimmi. Allora guarda, l'orata costa 6,88. L'orata 6,88 al chilo? 6,88, vedi. E quella lì, la lumina? La lumina dipende, ci stanno la lumina da 8 euro. La lumina sarebbe il branzino. Branzino, e bravo. La salema fresca 5,45. Sì, sì. C'è il baccadilla 5. Allora, lei è un po' di anni che è andata via dall'Italia. Sì, un po' di anni. Perché è andata via dall'Italia per venire qui alle Canarie, a Forteventura? Perché non era più vivibile, non ce la facevo più. Era impossibile vivere, economicamente. Dove lavora? Adesso lavoro in un B&B, in un bed and breakfast. Ci tornerebbe ancora in Italia? No, sinceramente proprio no. Che cosa non le piace proprio dell'Italia? Che ogni tanto mi tocca tornare perché ho famiglia e non è cambiato niente. Come l'ho lasciata è rimasta. Non c'è vita, non c'è alternativa, non c'è miglioria, non c'è voglia di crescere. Non c'è futuro. È piatta. È peccato perché Roma è una bella città. Però è sempre uguale, non cambia nulla. Allora, io tutte le volte che vengo qui in Spagna, vengo qui alle Canarie e vedo sempre pieno di italiani. Ma scusate, ma l'Italia non era mica il top, l'Italia non era mica piena di lavoro. Come mai questa ragazza che passa via cameriera è di... Quanti spagnoli ci sono in Italia che lavorano? Bussolotti, tutta questa cosa qui? Questa è l'immondizia. Ah. Qui apri il coperchio e butti la monnezza dentro. Cioè, quindi tutto interrato? Tutto interrato. Sporcizia sì, non ne vedo. Anche quelli fuori. Sta. Anche quelle. Sporcizia non ne vedo in giro. Ma è raro. A volte un po' per il vento può succedere qualcosa. Tu sei di Roma, uguale a Roma, giusto? Vaffanculo, va. Per terra qui tutto pulito, tutto preciso, non c'è per terra neanche un mozzicone. Provate a guardare. Tombini a livello, ovunque. Scusa Massimo, ma come mai qua è tutto così pulito, tutto così preciso? Spiegamelo perché. Perché se sporchi ti fanno un bucio di culo così. Ecco perché.